Bella raga, finalmente è arrivato il video della postazione da gaming. Molte persone me l'hanno detto nei commenti e finalmente è arrivato. Vedremo cosa si cela dietro quella porta. Piero, devi fare il video. Cosa? I tuoi iscritti hanno detto nei commenti di fare un video della postazione da gaming. Forza, registriamo. Vero, vai, vai, registriamo. Bella ragazzi, qui è Rape Channel. Bella ragazzi, qui è Rape Channel e benvenuti in questo mio nuovo video. Il sondaggio è andato bene, mi avete detto di mettermi il cappello, quindi questo video lo farò con il cappello. Adesso vi faccio vedere la postazione da gaming, quindi cameraman alzati e facciamo vedere un po' tutto. Intanto tutte le persone che, nei commenti che mi hanno detto fai il video della postazione, madonna mia. Siamo qua, siamo oggi per fare vedere la mia postazione. Nel frattempo che facciamo vedere le marche Asus, X-Trust, pagatemi, no, sai com'è. Comunque, iniziamo con le attrezzature e dopo passiamo al computer. Come vedete intanto ho due computer, ma quello ci pensiamo dopo. Avete visto l'unboxing delle cuffie? Queste qua sono le G2000, che lo scatolo è qui, come potete vedere. Guardate che sono belle, belle. Avete visto lo scatolo? G2000, mi sono costate all'incirca 20-25 euro, boh, non me lo ricordo, c'era uno sconto comunque. Poi abbiamo la famosa macchina con quale registro, la Logitech C920. Poi abbiamo questo microfono con la quale registro, che non vi dico che cosa assomiglia. Funziona, prova, prova. Vabbè, mi è costato all'incirca 30 euro. Ovviamente ora mi devo comprare il Blue Yeti, perché man mano si deve migliorare con YouTube. Poi abbiamo la tastiera della X-Trust, che falla vedere meglio, sì. Che ci sono, che si illumina. Io preferisco il verde, ma poi c'è l'azzurro, che non si vede mai nella vita, e il blu. Beh, ovviamente poi vi lascerò le clip a fine video di tutta la postazione, componenti, piano piano. Poi abbiamo un libretto che lo uso per scrivere le mie cose. Questo dado che è fondamentale per fare le draft challenge. Infatti io non ne faccio manco una, non ho fatto manco una. E guardate come mi esce il 6. 4, però lasciamo perdere. Abbiamo questo qua comprato senza i soldi di YouTube. E quanti cinesi? E dei cinesi. Però mi piaceva, quindi bene. Poi abbiamo questo telecomando che abbiamo montato pochi giorni fa, i LED. Perché l'hai messo al contrario? Non lo so. E come vedete i LED sono montati dietro. Se vedete, non lo so se si vedono, sì. Fai vedere qui come sono montati. Beh, dietro ci sono i fili, ma ovviamente la postazione purtroppo è così, con i fili che pendolano non ci posso fare niente. E questi qui sono RGB con il telecomando. Quindi fa vedere. Per esempio noi vogliamo mettere il blu e diventa tutto blu. Poi abbiamo il verde, mettiamo il verde, mettiamo il viola, eccetera eccetera. Però per adesso lo lascio tutti i colori che ci mischiano, mi piace. Poi questo colore non serve un cazzo, quindi vaffanculo. Poi abbiamo il computer portatile, che soprattutto questo qua lo uso per registrare ed è collegato al secondo monitor, mentre questo qui è fisso ed è solo. Qui abbiamo un Core i7 e la scheda video grafica GeForce dell'Nvidia 740M. Allora, non mi dispiace questo computer, però essendo un computer portatile non sfrutta meglio le caratteristiche da computer portatile, quindi è un po' una merda, però mi ci devo abituare. Poi un mese, quando è che me lo sono comprato? Quando ho iniziato YouTube, quindi quant'è? 9 mesi fa? Può essere 9 mesi fa mi sono comprato questo computer fisso, che abbassa di cameraman e fa vedere tutti i fili che ci sono. Ragazzi, non è colpa mia, ho fatto del mio meglio, però purtroppo è stato questo il risultato. Certo che la polvere non manca. La polvere non manca sempre, mai, cioè mai, non manca mai, no sempre. Questo computer è una cacca, perché ha un processore di cacca, AMD, non mi ricordo, è una scheda madre che non è compatibile con altri processori. L'ho pagato anche un pochettino, ma se lo sapevo mi compravo i componenti e me lo assemblavo da solo. Infatti, passiamo allo schermo di sopra, ci sono dei componenti che mi devo comprare, poi devo montarli. Abbiamo la scheda madre, che di non so che cos'era, scudai. Poi abbiamo un Intel Core i3. Poi abbiamo il dissipatore della Cooler Master, vabbè, la scheda video GeForce GTX 1050 con 4 GB di memoria.
Poi abbiamo due RAM da 16 giga e poi abbiamo, vabbè, l'alimentatore della Corsair a 650 watt. Perfetto, questo è il tutto. Spero di non aver detto nulla di... Ah no, la sedia, il pezzo importante. Questa sedia mi ha salvato il culo, perché mi faceva male nella sedia vecchia, che tra l'altro è lì. E in tutti i sensi mi ha salvato il culo, perché è anche comoda, ergonomica. Io ve la consiglio, cioè l'ho pagata pochissimo, ma mi è servita molto. Un'altra cosa che non vi ho detto è che quando faccio i video attivo quella lampada per fare più luce. Perfetto ragazzi, ci sono anche i poster che fanno parte della mia postazione da gaming. Mi raccomando, non mi sfottete perché sono interista. Cioè, perché non sono interista. Ma tu sei interista? Lo so, però stai zitto. Così non mi sfottano. C'hai i cartelloni dell'Inter e non sei interista. Quindi, io non sono interista, ve lo ripeto, nei commenti non mi dite che sono interista. Quello non è dell'Inter, questo nemmeno. Pazza Inter, ramala. Questo nemmeno, e questo nemmeno. Inter. Questa è stata la mia postazione, poi ci tengo un po' di roba che, vabbè... Non mi interessa che cosa tengo. Ragazzi, a fine video, cioè è finito il video, vi lascio ora tutte le componenti a schermo, cioè a luce spenta. Potrete vedere meglio la mia postazione. Comunque ragazzi, il video è concluso. Lasciate minimo 50 like per la postazione. Ovviamente se mi volete aiutare a crescere, a comprarmi tutti questi componenti con YouTube, vabbè ora non ci sono, beh, se mi volete aiutare a comprare tutte queste componenti con YouTube, lasciate un like e condividete il video perché mi aiutate a salire Road to 2K e ci siamo quasi, mancano 20 iscritti, partirà il countdown. Passate dai social che trovate il link in descrizione, condividete il video mi raccomando. Noi ci rivediamo e bella ragazzi. Allora ragazzi, io premetto che tutte queste cose che avete visto sono farina del mio sacco. Cioè nel senso che io le ho comprate con i soldi miei, comunque con i soldi che mi sono stati dati da miei nonni oppure che avevo da parte. A parte il computer portatile che me l'ha comprato mia madre per iniziare su YouTube, ma tutto il resto che avete visto l'ho comprato con i soldi miei oppure di YouTube, quindi con i miei risparmi. Quindi non scrivete di sotto "sei un figlio di papà", perché non è così. Mio padre zappa la terra. Comunque, a tutto ciò, se volete farmi domande per il FAQ, per esempio #FAQ quanto guadagni su YouTube, farò un video a parte. Noi ci rivediamo ai prossimi video, mi raccomando 50 like e condividete a bomba con tutti. Bella raga.